Ciao amici, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a visitare insieme Loco Rotondo, in provincia di Bari, nella bellissima Puglia. Appena entrati da Porta Napoli, vi consiglio di seguire questo itinerario, che di fronte alla villa comunale si accede a Piazza Vittorio Emanuele II, che è il salotto del paese, dove ha sede l'ufficio di accoglienza e informazione turistica Pro Loco. Camminando con il naso all'insù vi accorgerete che il centro storico è interamente costituito da commerze, caratteristiche abitazioni dal tetto spiovente realizzato in pietra secco, allattate, ovvero imbiancate con latte di calce, ogni anno sin dal XVII secolo. In questo candore spicca il rosso pompeiano del Palazzo Aprile alla vostra sinistra. Proseguendo dritto avrete di fronte a voi l'antico municipio, oggi biblioteca comunale con la torre dell'orologio. Da qui girate a sinistra per via Morelli e osservate attentamente i dettagli di Palazzo Morelli, un unicum architettonico in stile barocco, dimora dell'allora governatore di Locorotondo Rocco Morelli. Svoltate due volte a sinistra e vi ritroverete in via Oliva. Qui, nascosto tra le case, vi è uno scrigno di bellezza recentemente riportato alla luce, la chiesa di San Nicola. Una piccola cappella del 600 che coniuga in sé le due strutture architettoniche tipiche di Locorotondo, il trullo e la commerza, che corrispondono rispettivamente alla cupola e alla volta a botte, entrambe ricche di preziose decorazioni pittoriche. Proseguite fino alla fine della strada, poi volgete lo sguardo a sinistra e potrete ammirare l'imponente chiesa matrice di San Giorgio. Realizzata tra il 1790 e il 1825, la facciata è stile neoclassico, mentre gli arredi interni sono in stile barocco, con dipinti di scuola napoletana di notevole pregio. La chiesa è stata edificata sulle fondazioni di due chiese precedenti, i cui resti sono visibili attraverso lastroni di vetro sul pavimento. Nell'abside della cappella spicca la grande tela raffigurante l'Ultima Cena. Qui potete ammirare la cupola centrale alta ben 35 metri. Perdendovi tra i vicoli, leggete le numerose iscrizioni latine incisi sugli architravi delle abitazioni del centro storico. Non rinunciate ad una passeggiata in via Aprile, ricca di fiori e profumi. In fondo alla strada troverete una fontana dell'acquedotto pugliese e subito dietro l'angolo si aprirà davanti a voi l'immenso spettacolo della Valle d'Itria. Affacciandovi da quel balcone vedrete di fronte a voi la città di Martina Franca, alla vostra sinistra Cisternino, e tra le due, più in lontananza, Ceglie Messapica. Scendete la scalinata e vi immetterete in via Nardelli, quella che i locorotondesi chiamano curiosamente lungomare. Vi chiederete il perché. Per scoprirlo dovreste percorrere all'alba, quando tutta la valle è coperta da una leggera foschia, dando l'illusione ottica di affacciarsi realmente sul mare. Proseguite verso sinistra, vedrete alla vostra sinistra l'arco di Porta Nuova. Superate Piazza Mitrano e alla vostra sinistra scorgerete il retro di un'antichissima chiesa. È la chiesa della Madonna della Greca e vale sicuramente una visita, presumibilmente edificata intorno al XV secolo. È la chiesa più antica del borgo. La facciata sobria ed essenziale si distingue per un rosone, che è un ricamo di pietra, realizzato da uno scalpellino locale.
anche questo mio video è giunto al termine. Se vi è piaciuto, mettete un bellissimo like, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao ciao!